Assessore, importante fiera, settore strategico. C'è un grande fermento per quanto riguarda le idee, la consapevolezza di puntare sul turismo e soprattutto sulla sacralità di alcuni luoghi comuni come il turismo archeologico, culturale, e qui ci sono tutti questi ingredienti, avendo consapevolezza che il turismo e i beni culturali rappresentano l'unica vera grande risorsa che noi abbiamo. E devo dire qui a Salerno, dove per primi c'è stato già un'organizzazione ed un supporto chiaro, evidente, di consapevolezza e di pianificazione. Appena approvata la legge è stato il giorno successivo già tutti all'opera, operatori, università, EPT, aziende, e oggi qui alla provincia di Salerno partiamo per, avendo noi investito anche sui fondi PAC 400.000 euro, di cui larga parte verrà utilizzato per questa utile iniziativa, ma anche storicizzata, 17 anni della Borsa Archeologica del Turismo, che è un grande attrattore di conoscenze ma anche di bellezza, si promuove il turismo. Io sono molto fiducioso sulla consapevolezza che questa unità di intenti possa produrre risultati e il salernitano all'interno del percorso della Regione Campania, l'intera provincia di Salerno con le bellezze dal Cilento alla costiera amalfitana, così con le bellezze archeologiche monumentali, rappresenta una grande risorsa. Questa però è anche la regione assessore di Pompei, quindi come si concilia la valorizzazione che fa la borsa del turismo archeologico con poi l'indifferenza rispetto a quanto accade in siti importanti come Pompei e anche questo? Io credo che l'idea del grande progetto Pompei sia una risposta sia del governo nazionale sia del governo regionale, la buffer zone che allarga gli interessi a tutte le aree circostanti al sito di Pompei, rappresenta un volano e un'attenzione. La borsa archeologica di Pestum ormai è filiera, si ha consapevolezza che il turismo culturale è la nostra risorsa e lo facciamo con investimenti come in questo caso. Appunto, lei non era presidente della provincia, cosa ne pensa? Ma è un evento straordinario che va avanti da circa 17 anni, nasce nel 1998, prosegue, cresce, si arricchisce di strumenti conoscitivi, insomma, si arricchisce di momenti particolarmente entusiasmanti. Insomma, l'UNESCO riconosce a delle bellezze del nostro territorio, patrimonio dell'umanità, mi riferisco a Padula, mi riferisco alla costiera amalfitana, mi riferisco ai parchi, insomma, quindi voglio dire, grazie alla Borsa Archeologica del Turismo del Mediterraneo, che tutto questo ha avuto una sua consistenza, è diventato realtà, insomma, quindi voglio dire, è un evento straordinario per la provincia di Salerno. Del resto è l'unica riconosciuta nel pianeta come momento archeologico. Oggi è comunque anche un giorno importante per il PD, c'è la direzione regionale, si attendono notizie per le primarie, lei insomma ha espresso più volte chiaramente il suo pensiero. Ma sì, io ho espresso chiaramente il mio pensiero più volte, nel senso che aspettiamo con tranquillità, insomma, che ci venga data una idea precisa. Bisogna però stringere i tempi, insomma, farle subito, prima possibile, evitare ancora di perdere tempo. Ma perdere tempo? Io credo che la politica abbia anche, come dire, dei tempi anche forse lenti, quando bisogna ragionare e dare certezze.